Allora, apriamo la seduta. Lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, apriamo il Consiglio con 16 presenze, 8 assenti più la Presidente. Non ci sono giustificati, perfetto. Gli scrutatori di oggi sono i consiglieri Principato, Gunnella, e direi Carlone per il bentornato. Allora, apriamo subito la seduta e al primo punto di oggi c'è una proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo avente ad oggetto contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani, trasmissione articolato e schede tecniche. Chi vuole... Consigliere Guido? No, Presidente, non per l'intervento, chiedo una sospensione perché abbiamo l'ordine del giorno che abbiamo concordato in commissione, quindi volevamo socializzarlo anche con le opposizioni per capire se in questo atto specifico ci sono dei punti in comune e quindi si può firmare insieme o nel caso ce ne fosse bisogno, cioè non da parte nostra, cioè da parte loro, se vogliono fare altri atti in merito, eccetera. Quindi chiederei una sospensione in questo, in questo senso, non solo la tempistica perché dipende da... quanto dura dall'accordo. Per me non c'è nessun problema. Se vogliamo sospendere, sospendiamo la seduta, è sospesa. Allora riprendiamo la seduta. Illustrazione non più di 3 minuti. Ok. Allora, se i consiglieri prendono posto possiamo iniziare. Eravamo al primo punto. E quindi all'espressione di parere sul contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani. Lascerei la parola per la presentazione al relatore. Sì, sì, grazie Presidente. Sì. Mi sentite? Sì. Abbiamo ricevuto nelle scorse settimane la proposta del nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale. Il contratto è stato discusso in più sedute della Commissione Terza. La Commissione Terza si è espressa nei confronti di questo atto in modo contrario, pertanto la posizione che viene rappresentata è quella di contrarietà nei confronti di questa proposta. Grazie.
Ci stavamo chiedendo col direttore se servono fotocopie di questo ordine del giorno. Sì, ne facciamo. Quante ne servono? Sì, ok. Sì. Anna Rita, firmo pure io, lo firmo anch'io. Allora, allora, ci sono altri interventi? Giuliano? Italia via. Grazie, Presidente. Allora, semplicemente prendo il tempo perché giustamente mi devo regolare. 36. Allora, su la delibera. Il ragionamento sulla delibera che semplicemente diciamo la relatrice ha dato come cioè la motivazione finale del voto contro, insomma, meriterebbe e immagino che ne scaturirà un confronto in aula, ovviamente, con gli interventi, meriterebbe ovviamente una informativa, un rapporto, un momento ovviamente di confronto più ampio, ma non tanto su quello che poi dovrebbe tra virgolette effettuare chi è preposto, no, all'articolazione di un contratto dei servizi, ma dal punto di vista politico dovrebbe tener conto ovviamente della situazione attuale, dell'attuale fotografia, dell'attuale biglietto da visita che noi abbiamo sulla nostra città e delle condizioni che ci sono state da qui a qualche anno, insomma, e quello che ha portato oggi a chiedere un parere su un atto, diciamo, firmato dalla sindaca in giunta comunale. Perché dico questo? Perché ovviamente che cosa succede nell'ambito di questo contratto di servizi che vede un passaggio che risale al 2015 e che appunto il commissario Tronca poi ha fatto suo, in quanto nella consigliatura il nostro municipio, per dirne una, non ha espresso parere perché arrivò in ritardo, perché comunque arrivò dopo che c'era stato comunque che il Comune di Roma stava in crisi politica e quindi in assenza di assessori, insomma in assenza dell'assessore, in assenza della parte politica diretta, e il commissario Tronca fece suo questo contratto che vale fino a quello che sappiamo, no, ad oggi che dobbiamo intervenire. E nessuno ovviamente si è fatto portatore sano di quegli interventi, di quei cambiamenti, di quelle posizioni che sarebbero state necessarie per cambiare, per migliorare un contratto di servizi su una città come Roma, che sappiamo essere complicata. E questa mossa, e quindi io parlerei più del fatto politico, poi avremo un ordine del giorno che abbiamo cercato di capire come poi collegare, questa mossa politica mi lascia un po' l'amaro in bocca, questo, dal fatto di chiedere questo parere adesso, perché sembra come che ci sia una mancanza di forza, o meglio una non percezione di quello che è lo stato dell'arte e quindi di non avere tutto sotto controllo, e quindi questo comporta che in mancanza anche di un assessore, no, e di una dirigenza dell'azienda,
comporta un non movimento, quindi fare dire tanto per non fare nulla e aspettare probabilmente che qualcuno terzo possa mettere mano. Ora dietro c'è anche, che non è di secondaria importanza, ricordiamocelo, c'è anche il fatto di trovare dove porre i siti per, no, fare una sorta di scarica, quindi per avere comunque, per ovviare a quel problema che Roma ha nel mandare la famosa monnezza al di fuori della nostra regione Lazio in continuazione. Quindi c'è anche questo di ragionamento e c'è questa diatriba che tra comune e regione va avanti da diversi mesi e quindi c'è che no, scusate, rido perché sentivo la mia collega sotto sottotitoli che mi diceva ancora non avete capito che è più il comune di Roma che la regione che deve trovare la soluzione, ma quello che è, io lo sto dicendo dal punto di vista politico, lo sto dicendo, lasciamo parlare per favore, politico, dai, smettiamo, sto dicendo che c'è questo problema e che per quanto ci riguarda Fratelli d'Italia c'è questa diatriba, quindi poi la risolverà chi la deve risolvere, però c'è, che non è secondaria anche nella forza, nella convinzione di modificare un contratto di servizi, nella forza che ha l'amministrazione nell'intervenire e cercare di modificare e migliorare un contratto di servizi che all'opera dell'arte è uguale a quello che è di 3 anni fa, insomma non ci sono cambiamenti, anzi prevede nell'ambito degli interni, degli allegati, prevede una diminuzione a occhio e croce di un 30% delle strade da pulire perché passano da un intervento diretto alla voce monitoraggio, quindi che è tutto, che lascia tutto poi da intendere, perché il monitoraggio può essere effettuato non quando, come e perché, e quindi abbiamo tolto, tra virgolette, il risultato è togliere un 30% di strade dall'eventuale intervento di spazzamento e di pulizia. Quindi ancora, a maggior ragione, ancora più negativo, no? Però poi dopo noi vogliamo, e questo lo dirò poi durante il discorso dell'ordine del giorno e vado a chiudere perché così voglio sentire anche altri commenti, e vogliamo entrare e fare e trovare la soluzione tecnica a tale argomento, che sommessamente io penso che non spetti a noi spetta il principio sano, principio politico e convinto di dire no e evitare, tra virgolette, di giustificarlo, anche se poi quello che emergerà non è, non sono idiozie, ci mancherebbe altro, ma che è come bere un bicchiere d'acqua, però nel giustificare questo passaggio e dire se non c'è un percorso politico amministrativo, non amministrativo politico, politico amministrativo, dove Roma Capitale con la commissione competente e con il consiglio comunale possa indurre l'assessore, che non c'è, o chi per lui, e la sindaca, quindi il sindaco di Roma, ad intervenire presso, come maggior azionista, presso la propria municipalizzata per indicare cambiamenti sostanziali. Quindi se andiamo in giunta, secondo me, dal nostro municipio noi percepiamo che manca un gran pezzo del percorso che servirebbe a fare modifiche. Noi da qui le vogliamo suggerire, bene, però poi non sono dirimenti, perché poi va fatto un percorso nelle commissioni competenti, va fatto un percorso in consiglio, va modificato, va tirato fuori un atto, una delibera completa dei percorsi municipali e comunali per indicare a chi di dovere quali sono le varianti, e allora lì puoi intervenire. Così sembra una giustificazione che la giunta, nel chiedere un parere, prova a dare risposte, poi se riesce a modificare bene, se non riesce tanto peggio, così non si può fare,
però poi rimane tutto appeso. Questa è la mia sensazione, che pure prima cercavo insomma di dire nella riunione che abbiamo fatto prima, diciamo, di rientrare, perché rimane questa sensazione, vi dico la sincerità, nonostante che apprezzo, e l'apprezzo, il fatto che in modo intelligente non vi schierate a favore di questa roba, perché è veramente difficile, ma apprezzo comunque che cercate di essere critici, no? Però lo dovete essere dal punto di vista politico. Lasciate la parte tecnica a chi di dovere. La parte politica deve essere forte, chiara, deve essere determinante, ma ci deve essere un passaggio di consiglio comunale in commissione competente. Lì arrivi a modificare il tutto. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Cari consiglieri, ci ritroviamo con le solite, come dire, non ho capito questa discussione che abbiamo fatto, la maggioranza su un atto che arriva dalla sindaca, cioè il contratto di servizio. Noi ci riuniamo per dire come lo vogliamo bocciare, cioè ci avete presentato peraltro un ordine del giorno in cui volete indicare le modalità sui perché si deve bocciare. Io dico, ci sono cose che non hanno limiti. A Monnezza è per tutti, ce n'è per tutti sul territorio, ce n'abbiamo in ogni angolo e in ogni strada. Noi diciamo che il contratto di servizio che la sindaca Raggi ha stipulato, quindi andremo dal 31 maggio in poi in proroga, se si boccerà naturalmente, perché non funziona, ma non funziona il contratto, ci sono delle situazioni a monte che vanno risolte. L'ho detto già una volta, la scusa che questo municipio si voglia pregiare tra quelli che io l'ho detto, io gli ho fatto la piazzata alla sindaca, io adesso boccio il contratto di servizio, io adesso faccio, è un protagonismo che non porta da nessuna parte. Scrivere nell'ordine di servizio che la valutazione del servizio di spazzamento non si basi sul mero numero dei passaggi, e su che si deve basare? Quella è una rivendicazione importante che abbiamo fatto. Se a via Urbino passano due volte, ci sono volute tre consigliature. Capire che differenza c'è tra spazzamento e idropulitrice è una cosa importante. Capire che le macchine non le levano e quindi lo spazzamento non si fa anche perché ci sono delle paline di vieti è un'altra cosa questa. E amministrare bene la città. E questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi noi qua, se stavano elaborando il contratto di servizio AMA, io rivendico che non è che, come dire, adesso facciamo la guerra, non lo so, per una questione politica, facciamo la guerra per avere di più. Io ricordo nell'ex nono, quando si affacciavano a fare il contratto di servizio AMA, ma c'era una guerra dietro il codazzo delle persone che cercavamo di dire fate anche lì, si dimenticavano intere strade. Quindi il contratto di servizio è un contratto che funziona, ma se funziona a monte l'azienda, tutto il resto. Oh, non dimentichiamo che l'AMA per il 51 è sempre comunale, è sempre il comune che decide le sorti. Quindi io ho provato un leggero, come dire, un leggero sentimento di serena armonia nel sentire il capogruppo che ci diceva come dobbiamo scrivere l'ordine del giorno. Mi perdoni consigliere, che non finisco subito, Io ho provato come possiamo aiutare a scrivere, che cosa possiamo scrivere. Io ho letto un pezzo, decentramento, e chi non è d'accordo sul decentramento? Ammazza, ma un decentramento, quale decentramento? Su che cosa?
cioè come si chiede un decentramento? Adesso lo chiediamo perché è arrivato il contratto di servizio fatto. Secondo voi, il terzo punto l'ho letto. Più spazio mero, spazio. Insomma, vedo un po' di confusione. Di fatto, di buon governo si dice che non c'è assessore, non è stato approvato il bilancio. Sulla base di che? Non può funzionare nulla. Poi andiamo su in cima. Io voglio che una volta per tutte si metta fine a questa battuta costante: chi deve decidere dove? Area metropolitana, sempre il sindaco è il presidente dell'area metropolitana, quindi se dovrà decidere un'ubicazione fuori dal comune di Roma, c'è sempre lei. La regione Lazio, quando si invoca la Zingaretti, la regione deve dare, no, la regione nulla, la regione dà un parere, come quando fa qualsiasi strumento urbanistico. Io ascolto con piacere una discussione, una puntualizzazione nel merito del contratto, su cui non vedo una parola, tranne quello che ho letto nell'ultimo punto nell'ordine del giorno. Ascolterò con compostezza, senza fare nessun sciacallaggio, perché spariamo sulla Croce Rossa parlando di AMA e parlando di quello che mi aspettavo dopo l'ufficio del coordinamento sulla raccolta differenziata. Oh, porta a porta, non sappiamo che fa, come fa, se funziona, non funziona. Avevamo chiesto, io ho chiesto l'ampliamento del porta a porta per un quartiere modello che era simile a quello di Morena, che era quello di Torre del Fiscale. Assolutamente nulla sull'ampliamento economico delle risorse finanziarie che permettevano di ampliare il numero degli utenti porta a porta. Attendo con ansia e per adesso mi fermo qua, grazie. Altri interventi? Il consigliere Todi? No? Non lo so, c'è qualcuno? No, la Presidente della Commissione è stata molto precisa, noi votiamo contro, chiaramente Forza Italia vota assolutamente contro un contratto di servizio che realmente ha fatto trovare Roma in una situazione emergenziale continua, adesso a parte le responsabilità per nuovi siti che ha città metropolitana e regione Lazio, però voglio dire che io in campagna elettorale ho chiesto fortemente, l'ho detto più volte nella riunione che abbiamo avuto come candidati presidenti del municipio, il contratto di servizio decentrato, che significa realmente i cittadini, i comitati di quartiere, i consiglieri municipali tutti insieme protagonisti rispetto a quelle che sono le linee guida, gli indirizzi programmatici, cioè quello che significa vero decentramento, perché senza un contratto di servizio decentrato siamo sempre il numero 10, il numero 12, la serie C. Noi vorremmo essere la serie A rispetto a questo, proprio perché Roma non si riesce a governare se non c'è decentramento, però non deve essere, come io ho detto più volte, quel decentramento timido che auspicano i 5 Stelle, quando la Presidente si avventura nel discorso del decentramento, dello spazzamento. Voglio dire, se decentramento non è solo per una cosa, perché non funziona nella città di Roma solo lo spazzamento, non funziona niente rispetto all'AMA, perciò non è che soltanto decentrando soltanto una piccola parte si riesce a ottenere un successo rispetto a questo servizio di pulizia cittadino. Perciò il discorso del controllo di servizio, che anche io ho visto con attenzione, anche qualcuno di 5 Stelle con forza auspicava in commissione, il discorso del
del praticamente controllo del servizio. Il controllo del servizio oggi lo fa chi? L'AMA. L'AMA controlla il servizio che fa AMA con insieme il dipartimento. Questo non può, ecco, qualcuno ha detto, se non c'è un discorso di ribaltamento in commissione del discorso del controllo, cioè un controllo che non deve essere e non deve vedere protagonista l'AMA e il dipartimento, ma deve vedere il municipio che ha la possibilità di controllare più fortemente il territorio, vedere il territorio, capire insieme con i cittadini dove bisogna fare una cosa, dove bisogna fare un'altra. Questa è importante, fondamentale. Il controllo del servizio chiaramente è improponibile, così come riporta ancora il contratto di servizio, dove, come ho detto, vede protagonista nel controllo l'AMA e il dipartimento, lontanissimo il dipartimento come l'AMA a livello accentrato da quelli che possono essere le richieste e quello che non funziona nel territorio. E poi rispetto a questo c'è, rispetto al contratto di servizio, una caduta rispetto al servizio di spazzamento meccanizzato, che viene ridotto del 66%, cioè una cifra notevolissima, cioè voglio dire improponibile. Io voto contro, noi votiamo contro con forte decisione, veramente, perché è un contratto improponibile. Poi mi riserverò, comunque queste sono le idee basi rispetto alla questione, mi riserverò poi sull'ordine del giorno di intervenire chiaramente con più precisione. Altri interventi? Consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, il fatto stesso che noi abbiamo, diciamo, non approvato, e questo l'abbiamo detto anche in Consiglio, avevamo due possibilità, anche questa in prima persona l'avevo detto, che a volte si può essere parte del problema o risoluzione del problema. È ovvio che se noi bocciamo e non proponiamo, è ovvio che finisce là. Invece noi dovevamo essere parte risolutiva del problema, quindi noi come municipi abbiamo anche un obbligo, no? E poi ovviamente qualcosa la presentiamo, qualcosa che avevamo detto, mi sembra di essere più o meno tutti d'accordo comunque in commissione, sul presentare comunque un ordine del giorno che mirasse proprio a questo, a quello che chiedevamo. Io adesso, leggendo comunque quell'ordine del giorno, mi rendo conto che comunque c'è quello che chiedevamo. Allora però la domanda che poi mi pongo è: perché non lo firmiamo? Allora, se vogliamo, io ovviamente non faccio di tutta un'erba un fascio, ma voglio dire, la cosa che mi chiedo è: perché se miriamo alla risoluzione di un problema poi non vogliamo essere parte della risoluzione? E allora io quello che dico, no? Se ci stiamo affidando al, diciamo, non alla risoluzione del problema, ma solo parlando di tecnicismi e quant'altro, a quel punto posso pensare che questa sia una strumentalizzazione politica, e in effetti lo può anche diventare volendo. Allora, io qui in questo momento penserei più di fare un qualcosa di propositivo che un fattore politico, perché se vogliamo fare politica, allora facciamo politica, però la facciamo fatta bene. Allora attacchiamo, contrattacchiamo e non c'è problema. Se vogliamo risolvere il problema, allora uniamoci tutti insieme e cerchiamo di risolvere il problema. Se no, altrimenti rimangono solamente chiacchiere da bar. Grazie. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Cercherò di dividere il mio intervento su due piani, perché credo che sia importante
come ci suggeriva adesso il consigliere Candigliota, dirci le cose fino in fondo e cercare, diciamo, di evitare di essere solo, di enunciarlo il problema, perché mi hanno sempre detto che se poi non trovi la soluzione tu continui a diventare parte del problema, e mi pare che qui di soluzioni fino adesso la maggioranza non ne ha minimamente presentate. Detto questo, credo che sia una discussione monca se non introduciamo degli elementi che sono caratterizzanti lo stato in cui ci troviamo, e quindi una situazione generale che in alcuni casi noi abbiamo definito anche, diciamo, di livello di criticità molto alti, no? Abbiamo anche chiesto, o abbiamo fatto un consiglio straordinario proprio perché a distanza di un anno e mezzo ci trovavamo in uno di quei momenti in cui appunto la città era in una situazione di criticità molto alta, e poi ne abbiamo vissute diverse, ma questo perché sappiamo tutti che c'è un problema strutturale sul quale, diciamo, gli impegni di questa maggioranza erano chiari sin dall'inizio, e quindi io credo che il no della maggioranza a questo contratto di servizio è, diciamo, principalmente legato al fatto che tutti quegli obiettivi che sono stati enunciati, per esempio in campagna elettorale, non trovano riscontro in questo contratto, che viene, diciamo, citato così come se fosse un dettaglio, ma viene inviato ai municipi direttamente dal gabinetto del sindaco, quindi alla firma di Virginia Raggi, e lo fa perché non c'è un assessore al bilancio e a distanza di due mesi non lo abbiamo neanche sostituito, quindi siamo senza assessore a Roma, e in tutto questo abbiamo una situazione complessiva della municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti della nostra città senza un bilancio, senza un CDA, con due assessori che si sono già succeduti e con l'ultima che appunto ha presentato le sue dimissioni in forte contrasto con l'attuale giunta e con la sindaca, con delle inchieste che stanno tra l'altro, diciamo, chiudendo questa, mettendo anche una situazione di diffusa opacità nella gestione della municipalizzata, perché appunto, come dice la Montanari, vabbè, io me ne sono andata, però di fatto oggi abbiamo uno stallo sul porta a porta, abbiamo un'azienda senza CDA e abbiamo un bilancio che diciamo, sono passati due mesi, ma di fatto, seppure io me ne sono andata perché ero il problema, potevano farlo benissimo come voleva diciamo, chi è rimasto, e di fatto però la città ancora non può vedere luce rispetto a questo. Però oggi c'è la presunzione di voler, lo avevo detto tre settimane fa, appendere il quadro ad un muro che non c'è, perché come l'ho chiesto e qualcuno ci ha provato a dirmi, diciamo, ma c'è la mano dei privati, che poi dopo due giorni invece abbiamo scoperto che forse, diciamo, la mano e le pressioni che ci sono state per l'approvazione di un bilancio invece portano, diciamo, a pensare a un'altra soluzione ancora, che forse però mandare quell'azienda in rosso aveva, diciamo, un'intenzione ben precisa da parte dell'attuale maggioranza, ma questo noi non lo sappiamo. Tra l'altro ci sono delle inchieste importanti sulle quali ovviamente noi attendiamo quali saranno gli sviluppi, per carità, però, diciamo, non pensare che ci siano delle verità assolute come mi è stato, diciamo, suggerito invece tre settimane fa, e dopo uno apre le pagine di qualche giornale e scopre che invece ci sono, diciamo, delle situazioni tutt'altro che chiare. Detto questo, io penso che pensare di voler inserire un contratto di servizi con una società che non ha un bilancio approvato è sbagliato, perché, e non arriverò a parlare dell'ordine del giorno, perché tutto quello che noi vorremmo, o anzi tutto quello che questa maggioranza aveva difeso, perché profondamente giusto e in aperto contrasto con quello che c'era prima, e mi riferisco al 70% di differenziata in città, e mi rivolgo alla riduzione di una diminuzione della spazzatura di Roma di 200.000 tonnellate, e mi riferisco alla
raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti e delle fabbriche di materiale in ogni municipio. Allora, tutte queste cose, da qui, da quando avete chiuso la campagna elettorale a Piazza del Popolo ad oggi, non esistono. E non potranno esistere semplicemente perché non ci sono le risorse economiche e purtroppo neanche quelle umane per poter prevedere tutta questa favola. Però noi questo ve l'abbiamo detto quando c'era la prima assessora ai rifiuti, parlo della aiutatemi, della Muraro. Perché appunto venne qui Bina e invece avevate tutti difeso il grande operato. Si prefiggeva per la municipalizzata a Roma un cambiamento drastico e tutti noi stavamo farneticando, noi dell'opposizione farneticavamo perché la mondezza che vedevamo per strada era frutto di un complotto. Ragazzi, queste sono parole dette. E che per fortuna non è che qualcuno se le dimentica, perché poi uno, vabbè, sarà il complotto, e passa uno, e passa due, sarà a 3 anni, siamo sempre fermi al complotto, ma con una situazione complessiva, generale, completamente più grave, sbracata. Abbiamo una municipalizzata a Roma che praticamente è stata sbracata. Non abbiamo il consiglio di amministrazione e non abbiamo il bilancio approvato, lo ripeto. Detto questo, se uno vorresse entrare dentro le specifiche di quel contratto, io penso che non è neanche troppo giusto forse non avere con noi, diciamo, l'assessore municipale di riferimento, anche la presidente del municipio, lo dico perché abbiamo apprezzato molto le parole che sono state riportate dalla presidente Lozzi in assemblea capitolina, però appunto siccome ci arriva questo contratto di servizi dalla sindaca direttamente, mi piacerebbe sentire la controparte diretta dei municipi che viene in aula e rimanda al mittente una cosa che non sta in piedi. Invece, diciamo, siamo a discuterlo tra di noi e penso, tra le altre cose, che cercare di provare a cambiare quello che effettivamente non si può cambiare, perché se non si ha il coraggio, diciamo, di andare a mettere le mani effettivamente dove sarebbe opportuno cercare di trovare una strategia, perché quando diciamo e abbiamo detto e avete sostenuto che in questa città non ci possono essere più discariche, perché la situazione era ormai al collasso, ma non vi preoccupate di portare una soluzione, ha ragione il consigliere Candigliota, restate parte del problema, perché rischiamo, e mi dispiace se il consigliere Giulia, così vi cito tutti e siete anche liberi di intervenire, c'è una diatriba tra la regione e il comune, no, la dobbiamo smettere con questa storia che sembra che qui non c'è una responsabilità e che la responsabilità è diffusa, perché mi è stato anche rimproverato dalla maggioranza stessa, poi abbiamo scoperto che il presidente della commissione ambiente in regione è un onorevole del Movimento 5 Stelle, quindi la potrebbe presentare una proposta, per esempio, ma soprattutto abbiamo capito che essendo area metropolitana, ad essere parte in causa di decidere dove posizioniamo la nostra nettezza urbana, dove la mettiamo la mondezza a Roma, lo deve fare il Comune di Roma, quindi una responsabilità è scritta, è detta, ma se la deve prendere il Comune di Roma. Se questo non avviene e se noi non gli diciamo questo senza anticipare cose che dirò dopo quando discuteremo l'ordine del giorno, noi stiamo a parlare di una cosa che non sta in piedi. Stiamo cercando di difendere quello che è, diciamo, indifendibile con un tecnicismo che a me francamente mette un po' paura. Siamo peggio del complotto. Perché almeno lì ci potevi mettere un po' di politica. Tempo scaduto. Chiudo. Poi, sai, il PD, come al solito, i PD idioti, sai, tutte queste cose. Quelli sono scemi, ti mettono i materassi per strada, non c'è niente da fare di notte. Almeno ci poteva mettere anche una vena politica. Mo siamo oltre e andiamo a guardare le maglie di un contratto che di fatto non sta in piedi per i motivi che ho provato ad elencare. La ringrazio. Ci sono altri interventi? Consigliere Guido.
Grazie Presidente, ho sentito degli interventi pieni di contenuto. Vorrei intanto dire qualcosa di strano. È vero che, parlando di competenza regione comune, è vero che il Presidente della Commissione Ambiente in regione appartiene al Movimento 5 Stelle, è vero che il Movimento 5 Stelle non ha la maggioranza in regione. Può fare tutte le proposte che vuole, non passeranno mai. Perché non hanno la maggioranza. L'ha fatta e non è passata. Allora, perché non hai numeri? Quindi, prima di parlare, magari informiamoci. Informiamoci anche su un altro fatto. Questo contratto non va bene. AMA, come attualmente, non va bene. È per questo che bocciamo oggi il contratto di AMA. Noi almeno la faccia sulla bocciatura del contratto di AMA ce la mettiamo, perché questo contratto è tale e quale al precedente, e quello precedente, quando è passato qua, il PD manco l'ha votato. In questo consiglio il contratto di AMA non è passato, è andato direttamente su, qua è arrivato, non è stato votato, è tornato senza parere. Quindi peggio ancora, che bella rappresentanza. Allora, il punto qui è chiaro, abbiamo un problema politico e abbiamo un problema tecnico. Il problema politico, io non mi soffermo più di tanto sul problema politico, perché l'ha detto chiaramente la Presidenza Lozzi all'Assemblea Capitolina ed è stata chiarissima. Ha toccato alcuni temi che noi abbiamo ripreso infatti nell'ordine del giorno che dopo andremo a votare. E questi temi capitali sono il decentramento in tema di ambiente. Quando sento i consiglieri che dicono ma questo decentramento è soft, non è incisivo solo su questa cosa, abbiamo votato almeno una decina di atti sul decentramento. Veniteci a dire che sono soft, venitecelo a dire. Quando chi ha parlato questi atti o si è astenuto o non ha votato o non c'era, nelle commissioni non si viene, di che parliamo? Qui se c'è un'amministrazione che sta portando avanti il decentramento è qui. Abbiamo anche votato un atto sul decentramento di AMA, per l'AMA di municipio, ce lo ricordiamo, l'abbiamo ribadito oggi nell'ordine del giorno, e ricordiamoci anche questo, perché qua le cose sembra che si dimenticano. Abbiamo proposto delle soluzioni, perché il contratto così non va bene, quindi abbiamo detto, guarda, siccome in commissione, con accordo comune della commissione per l'appunto, non abbiamo aggiunto osservazioni perché eravamo insicuri sul fatto che con il parere contrario si potessero aggiungere delle osservazioni. Che cosa abbiamo detto? Facciamo un ordine del giorno, lo concordiamo in commissione, poi lo portiamo in consiglio per votarlo. Tutti i punti che abbiamo detto all'interno di questa commissione sono stati integrati nell'ordine del giorno che sarà in discussione a breve. E anticipo qualcosa, che cosa dice essenzialmente? Dice che l'attuale contratto di servizio si basa su una delibera del Campidoglio di 3 anni fa, 4 anni fa, e che deve essere attuata e che deve essere aggiornata quella delibera, quelle linee guida vanno aggiornate. Un'altra cosa che sapreste se aveste partecipato alla commissione dello scorso venerdì è che oltre all'ordine del giorno c'era all'ordine c'è da voi anche un altro punto. L'altro punto era, che faremo certamente, è il punto di redigere una risoluzione invece, che è un atto di indirizzo che non si rivolge direttamente alla nostra Presidente ma si rivolge al Sindaco direttamente. Questo atto proporrà le nostre linee guida per AMA, per un contratto di servizio, soltanto che non c'erano i tempi tecnici per portarlo oggi in consiglio, perché la risoluzione ha bisogno di un passaggio in commissione. Quindi per oggi abbiamo portato solo l'ordine del giorno, con tutti i punti che ci siamo detti. E quali sono queste criticità importanti? Il decentramento, come detto, perché il municipio in questo contratto di servizio è assimilato a qualsiasi associazione / comitato di quartiere. Ho un problema? Segnalo. Non può essere così. Il municipio, in ottica decentramento, ha bisogno di coprogrammare gli interventi con AMA, è di questo che ha bisogno. Per fare questo, nel contratto di servizio ci deve essere scritto. Per esserci scritto nel contratto di servizio occorre modificare 2/3 atti comunali da cui il contratto di servizio stesso dipende. È questo che abbiamo scritto. Se noi diciamo decentramento nel contratto di servizio punto, stiamo solo prendendo in giro la gente, perché non sarà mai così se non diciamo tutto quello che va modificato. E venitemi a dire una seconda volta che andiamo in maniera poco convinta sul decentramento, venitemelo a dire. L'altra criticità che sono uscite sono sulle penali
che fanno ridere, sono sui controlli, anche quelli fanno ridere. E poi si è parlato, come ha ripetuto anche la Presidente Lozzi in Assemblea, sullo spazzamento. Quello che diremo nell'ordine del giorno è questo, che loro quantificano la qualità dello spazzamento in base al numero di passaggi che si fa sulle strade, e non ci sono neanche tutte le strade. C'è scritto faccio un passaggio al mese, faccio un passaggio e mezzo al mese, che poi tocca capire che cosa vuol dire fare un passaggio e mezzo al mese. Quello che noi abbiamo scritto è una cosa molto chiara e semplice: la qualità del servizio sullo spazzamento, come anche nella raccolta eccetera, si valuta se la città è pulita, non su quante volte passi. A me interessa che la città è pulita. Se la città non è pulita, tu caro dirigente di AMA non ti spartisci i premi di produzione. Ecco perché il bilancio di AMA è stato bocciato dalla giunta capitolina. Per questo, perché mettendo quei soldi che erano pertinenti in questo caso ai servizi cimiteriali, però le cose studiamole un pochino, che cosa vuol dire? Che levando, che con quei soldi là i dirigenti di AMA si spartivano il bottino. Su cosa? Su una città sporca. Ma non ci prendiamo in giro e non prendiamo in giro i cittadini. Va spiegata questa roba ai cittadini, utili alla parte privata di AMA. Debiti e oneri alla parte pubblica. Non scherziamo. Questa è responsabilità di governo, politica, e meno male che l'hanno bocciato quel bilancio, perché era inguardabile. Come inguardabile è questo contratto, e per questo lo bocceremo, con tutte le cose che ho già in parte detto e che saranno contenute nell'ordine del giorno che sarà adesso in discussione. Ora, tutte le finte pantomime politiche, a noi non ci interessa niente, a noi interessa che la città sia pulita. Se non è pulita perché un tot è pulito, un tot no, oppure a macchia di leopardo, oppure ci sono degli specifici momenti in cui magari è più pulito, altri no, chissà perché altri no, perché c'è anche un problema civico, perché il TMB è stato bruciato, perché Rocca Cencio è stata bruciata, perché siccome sono stati bruciati questi qua è stato fatto un contratto nell'emergenza di nuovo con Cerroni. Sono tutte domande lecite, ma le risposte non le sappiamo, finché non ce le dice la magistratura, naturalmente. Altri interventi? Consigliera Biondo. Grazie Presidente. Io ho effettivamente una difficoltà in termini spazio-temporali, nel senso, ascoltando gli interventi della maggioranza e soprattutto quella del capogruppo che mi ha preceduto, ho due dubbi. Uno di tempo, cioè siamo nella campagna elettorale del 2016 o siamo al 7 maggio del 2019, in cui il Movimento 5 Stelle governa questa città già da 3 anni. E la seconda, io sono all'opposizione o siete voi all'opposizione? Perché sinceramente dai vostri interventi non si capisce, perché apprezziamo il fatto che la maggioranza 5 Stelle oggi bocci questo contratto di servizio, ma ci vuole comunque coraggio da parte di questa maggioranza continuare a dire che voi l'unica cosa che interessa è che questa città sia pulita, perché i cittadini fuori di qui e anche noi che siamo cittadini tanto quanto voi abbiamo visto quanto vi è interessato in questi 3 anni pulire questa città, e effettivamente il lavoro che è stato svolto non solo va bocciato, ma va, come stiamo facendo oggi, rispedito al mittente. Ma non si può fare parte della maggioranza di questa città e avere le responsabilità di amministrare questa città a fasi alterne. Quindi mi dispiace, ma su questo fatelo dire a noi che non siamo assolutamente soddisfatti di come Virginia Raggi e la sua maggioranza in Campidoglio e nei municipi sta governando questa città. Detto questo, però, sono contenta che arriviamo insieme alla bocciatura di questo contratto di servizio dopo una discussione in commissione che è stata lunga e approfondita, perché se vi ricordate nella prima commissione che abbiamo fatto sembrava quasi che la discussione nel merito di questo contratto di servizio fosse una perdita di tempo pretestuosa da parte dell'opposizione, invece poi entrando nel merito delle questioni anche voi vi siete resi conto che c'era qualcosa che non andava, evidentemente vi siete resi conto che quello che aveva detto la Presidente del Municipio nell'Assemblea Capitolina straordinaria su AMA aveva senso e non era coerente con quello che ci viene proposto dalla sindaca Raggi, e quindi arriviamo oggi a bocciare all'unanimità
questo contratto di servizio, che appunto significa, come diceva la consigliera Vitrotti, rispedire al mittente, ovvero non, diciamo, a qualche amministratore delegato o a qualche consiglio di amministrazione che vi piace citare, ma alla sindaca Raggi, perché la proposta arriva direttamente dal gabinetto del sindaco, il piano, il contratto di servizio di Ama. In una situazione in cui l'azienda dei rifiuti della nostra città, mi viene da dire, è stata volutamente decapitata, e peso le parole che sto dicendo, perché, lo ripetiamo ancora una volta, non è stato approvato il piano industriale, non è stato approvato il bilancio di Ama, non c'è un assessore all'ambiente in questo momento e la delega è della sindaca. Si sono susseguiti 3 assessori, perché noi abbiamo avuto la Muraro, la Montanari e oggi la sindaca Raggi, tutte e 3 indagate sulle questioni che riguardano Ama, mentre la nostra città, l'avete detto bene voi, da questo punto di vista è lasciata completamente al degrado. E senza dovervi elencare, diciamo, quello di cui abbiamo discusso ampiamente in commissione: le strade sporche, i topi, i gabbiani, i mezzi che devono fare la raccolta, guasti, le segnalazioni dei cittadini alle quali non si riesce a dare una risposta, e giustamente gli incendi che ci sono stati negli impianti di Rocca Cencia e della Salaria. Però spostare, diciamo, l'attenzione sulle questioni del decentramento e non entrare nel merito di questo contratto di servizio non rende giustizia anche a quello, all'operazione coraggiosa che oggi state facendo, perché il motivo per cui questo contratto di servizio viene bocciato all'unanimità dalla terza commissione e oggi verrà bocciato, mi auguro, da quest'Aula, non è semplicemente per le questioni politiche che vi citavo e per le difficoltà di Ama e di degrado della città, ma ci sono delle questioni ben precise che proverò velocemente ad elencare, visto che invece nessuno è entrato nel merito, e credo che fuori da qui interessi, oltre che il nostro dibattito politico, anche che cosa effettivamente la sindaca Raggi sta proponendo non ai consiglieri del settimo municipio, ma per il nostro tramite a tutti i cittadini del settimo municipio e quindi a tutti i cittadini di Roma. Perché di fronte a questa situazione di degrado, invece di proporre un ampliamento degli interventi, in questo contratto di servizio viene proposta non solo una riduzione degli interventi di pulizia e spazzamento, ma anche una loro discrezionalità. Per essere molto breve, lo diceva prima il capogruppo del Movimento 5 Stelle, il contratto di servizio prevede che molte strade di questo municipio verranno pulite una volta ogni 2 mesi, che alcune strade di questo municipio non sono proprio citate nel contratto di servizio e che per molte altre strade, e questa è la cosa ancora più grave, non viene prevista una pulizia e uno spaziamento programmato, ma viene previsto un monitoraggio. Che cosa significa il monitoraggio? Ne abbiamo parlato anche in commissione e siamo rimasti con questo dubbio, che è uno dei motivi principali per cui bocciamo nel merito questo contratto di servizio, ovvero questo vuol dire che quando non è citata la frequenza di pulizia relativamente ad alcune strade, consiglieri, non è perché quelle strade sono sfuggite dall'elenco che ha fatto il gabinetto del sindaco, quelle strade non ci sono perché non è prevista la pulizia programmata, è visto semplicemente un monitoraggio, che significa che, diciamo, di default quelle strade non vengono pulite, poi qualcuno ogni tanto fa un giro per la città, verifica che quelle strade sono sporche e lo segnala. Ma chi lo segnala? Come viene segnalato? Quali sono i criteri oggettivi per cui una strada ha priorità sulle altre? Questo nel contratto di servizio non è citato, e vi rendete conto, dato che siete stati i primi negli anni a segnalare casi di discrezionalità da parte dei municipi rispetto alla pulizia di alcune strade, rispetto alla pulizia di alcune aree verdi, che probabilmente non è un contratto innanzitutto che tutela e garantisce i cittadini e l'equità e i diritti che hanno tutti i cittadini di avere le strade che frequentano pulite. Su questo vi dico chiaramente qui, come ho avuto modo di dire in commissione, che se questo contratto di servizio verrà invece
approvato dalla maggioranza capitolina per quanto riguarda il settimo municipio, io sono sicura che vi avrò al mio fianco quando in commissione controllo e garanzia controlleremo in che modo sono stati segnalati gli interventi e con quali criteri sono state date le priorità sulla pulizia delle strade, perché sono certa che abbiamo lo stesso interesse a verificare questo. Però appunto questo ci sembra, per spiegarlo anche fuori di qui, perché sennò sembra che è semplicemente, diciamo, una questione tra maggioranza e opposizione, o ancora di più una questione tra chi deve essere la prima donna, tra Virginia Raggi e Monica Lozzi. Noi oggi bocciamo questo contratto di servizio, non so qual è il motivo per cui lo fate voi, ma noi lo facciamo perché questo contratto di servizio è assolutamente insufficiente e vergognoso rispetto ad una città che chiede risposte sul tema dei rifiuti. L'altra questione l'avete detto voi, il decentramento di cui tanto parliamo in quest'aula, invece in questo contratto di servizio non è citato. E allora forse quello che come opposizione vi abbiamo chiesto, e non entro nel merito dell'ordine del giorno perché ne discuteremo dopo, è di dare un giudizio di merito sul contratto di servizio, ma che significa anche un giudizio politico sulla giunta capitolina e sulla sindaca Raggi, perché mentre noi parliamo dei problemi che riguardano i territori, Virginia nel paese delle meraviglie ci manda un contratto di servizio che è semplicemente un libro dei sogni che ci racconta come dovrebbe essere questa città. Almeno se ci avesse detto immagino Roma così da qui a 20 anni, sarebbe stato, diciamo, uno sforzo di immaginazione e di progettualità interessante. Invece è semplicemente un libro dei sogni da Virginia nel paese delle meraviglie, che dimostra quanto questa sindaca su questi temi sia incapace, cieca e assolutamente lontana dai problemi dei cittadini. E però allora faccio l'ultimo passaggio e chiudo, Presidente. Proprio perché avete rivendicato il fatto che volete essere parte della soluzione e non parte del problema, e oggi vi prendete una responsabilità importante bocciando il contratto di servizio che viene proposto dalla vostra sindaca, io però vi voglio anche dire che fare politica e soprattutto amministrare una città non significa essere semplicemente tra una maggioranza municipale e una maggioranza capitolina, non significa semplicemente essere vicini nei principi o aver condiviso 3 anni fa un programma elettorale o fare delle convention ogni tanto, ma significa essere d'accordo nelle soluzioni e significa essere d'accordo su come si trovano delle soluzioni per i problemi di questa città. E oggi voi state certificando, e io me ne rallegro, che non siete assolutamente d'accordo con le soluzioni che propone la sindaca Raggi. Quindi stiamo decretando e state decretando che sulla questione principale che riguarda il governo di questa città, ovvero i rifiuti, perché a chiunque chiediamo il tema dei rifiuti è il problema principale di questa città, oggi state certificando che sul problema principale della città il settimo municipio nei fatti sfiducia la sindaca Raggi. E se ci state dicendo che non capite di chi sono le responsabilità, io rispondo a quello che avete detto poco fa chiedendovi: ma chi è l'assessore all'ambiente del Comune di Roma? Virginia Raggi. Di chi è la responsabilità delle nomine dei dirigenti? Tempo scaduto. Che state contestando, sempre di Virginia Raggi. Chi governa questa città? Sempre Virginia Raggi. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No. Allora, se non ci sono... Ah, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, sorvolando un attimo sulle offese personali fatte al sindaco e sulla mancanza di educazione e delicatezza nell'esprimere il proprio pensiero, che un pensiero può essere non condivisibile, ma se si rappresenta con educazione e rispetto, la discussione rimane nei toni. Allora, io sento dall'altra parte un po' di confusione, specialmente negli ultimi interventi. Allora, da una parte ci si dice che loro sono contenti che votiamo contro,
Poi allo stesso momento ci dicono: no, voi votate contro, siete opposizione. E poi ci dicono: state sfiduciando addirittura il sindaco. Poi ci dicono: avete responsabilità a fasi alterne, fate politica solo nei principi ma non nelle soluzioni. Allora, io evidentemente non è stato ben compreso il nostro atteggiamento su questa cosa, eppure io ero convinto che gli interventi dei colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto fossero abbastanza chiari, ma se anche non si riuscisse a comprendere questi interventi, basterebbe dare un'occhiata all'ordine del giorno che questo gruppo di maggioranza ha presentato e che io mi permetto di citare solo perché è stato fatto in precedenza. Allora, visto che non è prevista poi una discussione ma solo una dichiarazione di voto dell'ordine del giorno, io direi solo una cosa: noi siamo stati sempre coerenti, perché noi in tasca e nel portafoglio, posso continuare, consigliere Ciancio? Grazie. Perché noi in tasca, grazie, io quando lei ha parlato sono stato in silenzio e l'ho ascoltata, grazie. Andiamo avanti. Nel portafoglio, grazie, perché noi nel portafoglio non abbiamo una tessera di partito. Noi ci riconosciamo in un simbolo che ha un significato profondo. E questo prescinde proprio dalla politica. Ecco perché il Movimento 5 Stelle è differente rispetto al passato. L'interruzione è stata proprio questa, cioè il fatto di mettersi in gioco come cittadini per dare una mano nella gestione della cosa pubblica. Al di là di questa premessa, e tornando sull'argomento, noi siamo stati abbastanza chiari all'interno delle nostre proposte. Nel momento in cui abbiamo richiesto più e più volte un decentramento dei servizi della gestione dei rifiuti, nel momento in cui la nostra Presidente del Consiglio, che non è una prima donna, ma semplicemente porta la voce anche dei consiglieri di opposizione all'interno del Consiglio Comunale, perché rappresenta tutto il Consiglio, non solo la maggioranza, ha sollevato delle criticità forti sulla gestione di AMA. Successivamente ci sono state le dimissioni dell'assessore comunale all'AMA e tutta la storia che ben conosciamo. Allora, la difficoltà, io lo capisco, nel comprendere un atteggiamento di questo tipo, secondo me è legata al fatto che si ha una, come dire, un'abitudine nell'affrontare le cose in un certo modo. Quello che noi stiamo cercando di fare da quando ci siamo insediati è di cambiare prospettiva. Noi non siamo assolutamente più bravi degli altri, siamo i migliori e tutto il resto, come spesso ci viene imputato, no? Noi spesso ci viene detto che diciamo ci sentiamo sempre più forti degli altri. Non è questo, noi abbiamo semplicemente un nostro modo di vedere le cose che secondo noi è leggermente diverso da quello del passato. Quindi non vogliamo convincere nessuno, però vogliamo tornare sui fatti, e noi abbiamo mantenuto sempre una certa coerenza in questo senso. E a chi mi parla di sfiducia, io dico che noi non siamo andati da un notaio per sfiduciare il sindaco. Con questa proposta di oggi noi stiamo chiedendo un'attenzione seria al Consiglio Comunale e al Sindaco di Roma su una questione fondamentale, su una problematica importante da risolvere per i cittadini, non solo del nostro municipio, ma del Comune di Roma. Allora, sollevarsi da responsabilità, quali quelle che possono essere regionali o addirittura nazionali, non aiuta nessuno, perché qui si sta cercando di puntare il dito contro questa amministrazione e non si fa nessuna proposta costruttiva, per la risoluzione del problema. Vengono semplicemente imputate delle colpe, e questa è la differenza tra noi e il passato.
La differenza è proprio questa: noi non andiamo a cercare un colpevole, noi cerchiamo la possibilità di risolvere una problematica, ma dall'altra parte c'è sempre solo una chiusura, è l'imputazione di una problematica. Consigliera Biondo, consigliera Biondo, per favore, consigliera Biondo. Questa è la rappresentazione della maleducazione, della mancanza di rispetto di un collega che sta parlando, perché io posso anche non condividere quello che dice la consigliera Biondo, ma non le rido in faccia, non la interrompo mentre sta parlando e la rispetto. È la classica buona educazione. Perché si chiama educazione, ma voi siete al di sopra dell'educazione, siete ancora di più dell'educazione, lo dimostrate con queste risate e questi interventi. Tornando sulla tematica, noi chiediamo che il ruolo dei municipi venga considerato attivamente, concretamente, cioè noi che abbiamo diretto contatto con i cittadini del territorio, perché io l'ho già detto in qualche altro consiglio, i cittadini quando hanno un problema non è che vanno al Comune di Roma o vanno alla Camera al Senato o vanno alla Regione, vengono nel municipio. Sono abituati a parlare con l'ente territoriale ed è anche giusto, anche perché un municipio come il nostro è come una città, ha a che fare con più di 300.000 abitanti e quindi noi dobbiamo avere la potenzialità, le capacità di dire la nostra su tutte le cose che riguardano direttamente i cittadini. E con questa proposta, che poi verrà diciamo spiegata meglio nella discussione dell'ordine del giorno, noi stiamo cercando di sottolineare questo, quindi non stiamo né sfiduciando il sindaco, c'è una carenza di coerenza da parte nostra, ma semplicemente stiamo facendo una proposta costruttiva e vi stiamo dicendo, questa è la nostra proposta. Ci siamo fermati, Presidente, 40 minuti, 30 minuti, non so quanto tempo è passato circa, in cui vi abbiamo detto questa è la nostra proposta, dategli un'occhiata, diteci la vostra e fate la vostra proposta e portiamola insieme. Non abbiamo detto questa è la pappa pronta, si fa come diciamo noi, tanto siamo maggioranza e l'atto passa. Quali proposte sono arrivate in capogruppo? Quali proposte costruttive sono arrivate in capogruppo? Questo mi sto chiedendo. Dagli interventi che voi avete fatto, a me sembra nessuna proposta costruttiva, almeno da parte del Partito Democratico e del gruppo misto. Io di proposte costruttive non ne ho sentite. Consigliera Vitrotti. Non ne ho sentite assolutamente. Consigliera Vitrotti. Non ne ho assolutamente. Consigliera sentite. Vitrotti. Consigliera Vitrotti. Un richiamo alla consigliera Vitrotti. Questo è... Questo è ancora il Partito Democratico. È molto divertente, vero? C'è da ridere. L'importante è che i cittadini lo vedano. Questo è come è bello vedere il non rispetto delle istituzioni al massimo livello, è veramente bello. Andiamo avanti. Complimenti. Quindi noi dicevamo, chiediamo una partecipazione diretta dei municipi anche sul monitoraggio e sul controllo del servizio svolto da AMA. Questo noi stiamo richiedendo oggi, vogliamo diventare parte attiva di questo meccanismo per cercare di contribuire come ente territoriale nella risoluzione delle problematiche del servizio. Quindi noi chiediamo una partecipazione attiva nella discussione del contratto, ma soprattutto un decentramento concreto, effettivo, che non mi pare che qualcun'altra amministrazione precedente a questa, che ha governato pure 20 anni, l'abbia mai fatto prima. Quindi non fateci la lezioncina su quello che c'è da fare e quello che non c'è da fare. Tempo scaduto. Ci avete avuto 25 anni per farle le cose, non l'avete mai fatte. E adesso pretendete che noi in 3 anni risolviamo tutti i casini che avete fatto in 50 anni, tra destra, sinistra, centro e quell'altri. Allora di che cosa stiamo parlando? Vogliamo risolvere una problematica con una regione che si mette di traverso su una gestione di un problema che riguarda tutta la regione e in particolare la città di Roma. Perché? Per cosa? Per la politica. La politica dovrebbe essere risoluzione dei problemi per i cittadini, non un gioco forza tra destra, sinistra, Movimento 5 Stelle e quegli altri. Allora, quando vi siederete seriamente e prenderete seriamente coscienza di questo, finirete di fare
di essere beffardi nei nostri confronti e comincerete a scendere sui temi. Consigliere Giuliano non me ne vorrà, ma qualcuno deve studiare. Tempo grazie. Scaduto. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, io passerei alla presentazione dell'ordine del giorno. Chi vuole presentare l'ordine del giorno? C'è una presentazione di 3 minuti e una dichiarazione di voto, non c'è altro per ogni gruppo. Grazie Presidente, chiedevo ai colleghi se fosse preferibile. Siamo in intervento. Consigliera Pietrotti, siamo in intervento. Sì, prego. Sì, se riesce a far parlare però chi sta parlando sarebbe meglio. Grazie. Va avanti. Sì, chiedevo ai colleghi conferma del fatto se, insomma, se fosse preferibile leggere l'intera stesura dell'atto oppure solamente l'impegna. Dunque, come già detto in precedenza, quest'atto è un ordine del giorno collegato alla nostra espressione di parere in senso contrario nei confronti della proposta presentataci. Questo atto, che verrà appunto pubblicato nell'arco di pochissimi giorni, quindi i cittadini interessati potranno tranquillamente prenderne visione dal sito di Roma Capitale, si struttura con delle premesse semplicissime, quelle che ovviamente partono dal fatto che appunto, avendo deciso nell'ambito della discussione della commissione terza tenutasi lo scorso 30 aprile come ultima discussione appunto del percorso che si era già deciso di approfondire, perché noi lo facciamo per tutti gli atti, noi nel momento in cui arrivano agli atti li sottoponiamo ad una più attenta lettura ed esame, dibattito comune, e poi ovviamente si decide. Non riteniamo mai pretestuoso l'approfondimento insomma, lo studio ulteriore degli atti su cui ci dobbiamo esprimere, per cui assolutamente questo è un percorso che facciamo sempre, a maggior ragione su un atto così importante. Dicevamo, i contenuti del contratto che sono appunto richiamati in questo ordine del giorno corrispondono formalmente, per la maggior parte dei contenuti, a quelle che sono le prescrizioni di due vecchie delibere. Una delibera del Consiglio Comunale, la numero 20 del 2007, che è quella che in sostanza dà a Roma Capitale quelle linee guida per la predisposizione dei contratti di servizio con i soggetti che contraggono appunto, con i contraenti, con quelli che erogano i servizi pubblici. L'altra, una delibera di Assemblea Capitolina del 2015, la numero 51, che poi è stata modificata con una delibera del commissario Tronca, la numero 2 del 2016, e poi nuovamente integrata con una delibera, la numero 73 del 2018. Questa delibera 51 è quella che in sostanza è pedissequamente richiamata, quindi quella che è calata nei contenuti di questo contratto che noi abbiamo appunto rigettato. Partirei però a questo punto, senza diciamo leggere la totalità del documento, a leggere semplicemente delle ulteriori considerazioni di questo ordine del giorno. Di fatto noi abbiamo considerato che il municipio, non essendo stato coinvolto nella formazione del documento presentatoci, in realtà non abbia potuto presentare le proprie osservazioni in itinere, e che appunto questo documento rispondente a queste linee guida del 2015 necessariamente non può, data la nostra esperienza di questi Il tempo tre è scaduto, anni... ci sono oh, solo 3 minuti okay. per la presentazione. Oh, scusate, non me... Vabbè, leggo solamente l'ultima parte dell'impegno allora, Presidente. Datemi 30 secondi in più.
Dicevamo appunto che devono essere necessariamente modificati degli atti di natura comunale da quale questo contratto dipende, in quanto esso presenta le medesime criticità non ancora risolte del precedente, tuttora vigente per le due proroghe, l'ultima della quale è in essere sino al 31 di maggio. In particolare quindi noi chiediamo con questo ordine del giorno che impegniamo la nostra Presidente e il nostro Assessore Municipale ad attivarsi presso la Sindaca affinché Roma Capitale riveda questo contratto di servizio con AMA e in particolare gli indirizzi programmatici di cui a questa delibera 51, che in un'ottica della realizzazione concreta del decentramento, della gestione del servizio, venga adeguato il ruolo dei municipi nella definizione e gestione dei contratti di servizio, quindi la delibera 20 del 2007, e che venga introdotta la partecipazione diretta dei municipi fra i vari strumenti previsti negli organi di controllo. Anche questo è un articolo specifico della delibera numero 20 del 2007. È finito, grazie. Dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. Si interviene, non si interviene, no? No, non possiamo intervenire. No, non c'è un dibattito, come gli emendamenti si presentano e c'è la dichiarazione di voto e si vota. E allora come faccio, Presidente, adesso a dire tutto questo in 3 minuti? Concentro tutto. Okay. Le do un consiglio, se qualcosa riguarda l'atto dopo lo può fare nella dichiarazione successiva sull'atto, sull'espressione di parere, se invece è sull'ordine del giorno... Ah, perché poi ci abbiamo l'espressione esattamente. Completa. Grazie, mi ha ricordato. Faccio un intervento più veloce. No, innanzitutto volevo dire, io non soffro di questo sentimento che è la gelosia. A me la gelosia non mi appartiene, perché io capisco che la collega Vitrotti, quando il collega principato non mi mette in mezzo, ci rimane un po' così. Però le vorrei ricordare, proprio adesso in Consiglio Comunale hanno votato insieme il PD e il Movimento 5 Stelle contro il principio di residenzialità e io non so geloso, cioè, non è che mo adesso leggo questa cosa e dico ah allora mo me boscio tutto oppure vado contro, avete votato insieme in comune, io sto al municipio. E io al municipio cerco di fare quello che devo fare e quello che fa lei lo faccio pure io. Cerchiamo di evitiamo cerchiamo questo di lavorare. No, andiamo avanti dire, con la discussione. Era per dire, Presidente, che la gelosia è un sentimento che non mi appartiene. Ma lei è quindi, bravo, non sono quindi, consigliera Vitrotti, riesce a detto questo, detto questo, perché Fratelli Italia non voterà l'ordine del giorno? Perché al di là delle gelosie non lo vota in quanto, al di là, e vorrei appunto che i colleghi se mi sentono mi fa piacere, perché apprezzo il posizionamento, apprezzo la, diciamo, la coerenza che in questo caso fa la differenza, però io sono abituato per la mia esperienza politica a ragionare su atti politici, soprattutto e diciamo in completo passaggio politico, quindi mi sembra un po' morbido, condivido quello che c'è dentro, il concetto, ma mi sembra un po' morbido in quanto politicamente, l'ho detto prima, manca un passaggio. Se voi doveste, se tutti noi dovessimo rispondere per strada a come dover intervenire al fine di poter migliorare la condizione dell'azienda AMA, noi non sapremmo come rispondere, perché non è facile. Però una cosa che ci direbbe la gente sarebbe quella di dire: bene, chi è che gestisce AMA? È il Comune di Roma, e quindi il Consiglio Comunale dà delle indicazioni ben precise. Finito. Quindi che cosa voglio dire? Che in questo passaggio vi sarete accorti che il parere chiesto dal sindaco, quindi dalla giunta, è una azione politica d'obbligo, in quanto non avendo l'assessore, non avendo i caratteri dirigenziali dell'azienda eccetera, deve comunque far vedere che è intervenuto, ma non risolve il problema. E quindi ecco perché dico, nonostante l'apprezzamento della vostra coerenza, nonostante anche l'appoggio dell'opposizione che boccia
questo parere, nonostante aver capito che cosa volete scrivere, manca un passaggio politico sostanziale che non è previsto da qui a quello che sarà. Non è previsto, non c'è un passaggio amministrativo politico. Scusate, politico amministrativo. Non c'è. Non c'è la commissione, non c'è il consiglio comunale. Per cui di che cosa parliamo? Come si cambia sta roba? Allora, non è che si può cambiare, che la giunta nomina e è mandato al sindaco di dire cambiamo le regole così. Quindi mi sembra un po' una scusa comunale, non la vostra. Una scusa comunale dove voi vi state, secondo me, un pochettino prestando. State prestando un po' il fianco. Tempo scaduto. Leggermente lo state prestando, anche in modo inconsapevole, perché siete subentrati fin troppo specificatamente nell'ordine del giorno, ok? Siete stati anche specifici, ma non è quello che vi chiede ovviamente Roma Capitale. Roma Capitale vi avrebbe dovuto chiedere il voto politico per avere forza di cambiare, incidere sull'azienda. Questo avrebbe dovuto fare Roma Capitale, e in assenza di la sindaca deve inventarsi qualcosa. Si inventerà appunto che il bilancio non c'è, quello non c'è, quell'altro non c'è, commissariamo, e quindi qualcuno dovrà fare il lavoro sporco. Questa è la sensazione, al di là dei vostri meriti. Quindi Fratelli d'Italia, per questo motivo, non avendo questo tipo di forza, non può sostenere questo ordine del giorno, che è limitativo per quello che è il concetto e il risultato. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, Vitrotti. Grazie Presidente. Allora, il Partito Democratico voterà contro questo ordine del giorno perché lo ritiene inadeguato ed insufficiente. Non sarà certo la richiesta di modifica di un, ma questo l'ho detto in capigruppo, della delibera 51 del 2015, in cui tra l'altro bisognerebbe capire quale parte, perché se una parte della vostra critica è concentrata sulla parte del decentramento, vi faccio presente che per esempio invece la lettera L della delibera 51 fa esplicito riferimento alla partecipazione dei municipi, fa esplicito riferimento al controllo, fa esplicito riferimento alle sanzioni, quindi bisognerebbe anche capire quali e quale parte di quelle linee guida contrastano e portano ad una inadeguata proposta del contratto di servizio che invece viene presentato oggi. Poi, come ho detto, ci sono dei problemi che questo fa parte del quadro generale, ma uno per tutti l'avete scritto voi, che le strutture municipali non sono attualmente dotate degli strumenti per gestire efficacemente i servizi in questione. Giustamente viene riportato in virgolettato, è esattamente quello che dicevo in precedenza. Non si può pensare di portare avanti una politica industriale senza avere un bilancio. È inutile chiedere di avere uno in più se non abbiamo la possibilità di difendere quello che c'è, perché non c'è un bilancio approvato. È semplice, è così. Quindi oggi andare a chiedere di fare qualche cosa, faccio presente che tra l'altro siamo, diciamo, nei tempi fino al 31 maggio 2019, dopo scatterà una proroga probabilmente, perché non avrà il tempo la sindaca per poter fare le valutazioni del caso, e quindi o si rimangia tutto quello che lei stessa ha mandato, oppure ci sarà un altro caso politico, oppure ci sarà un commissariamento, non lo so. E poi c'è un'ultima domanda, perché io ringrazio invece il consigliere Principato, perché nel suo intervento mi ha fatto un po' anche preoccupare, nel senso, ho perso una capogruppo in cui c'era stato richiesto osservazioni o pareri a questa proposta, perché dalla convocazione che invece ho ricevuto io della capigruppo di ieri c'era la calendarizzazione del consiglio, e noi, era il Partito Democratico, era ovviamente presente invece nella commissione preposta e ha dato lì le sue osservazioni, e era in attesa di vedere e questo atto, che è arrivato solo prima della seduta di questo consiglio. Quindi se ci siamo persi noi un pezzo, mi dispiace, ma ho avuto anche conferma che ieri appunto si è parlato di altro, esattamente come prevedeva l'ordine del giorno della capigruppo che io ho ricevuto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No.
Io lascerei parlare il consigliere Toti e eviterei queste scaramucce. Sì. Veramente poco. Io direi come, basta. Come Forza Italia diciamo che, ripeto un po' l'intervento e faccio adesso anche delle indicazioni di altri consiglieri che sono intervenuti nel confronto che abbiamo questa sera. Ma rispetto al, io ho detto la centralità del contratto di servizio decentrato, non c'entra niente, no, questo non è un contratto di servizio decentrato, non lo vogliamo, cioè questo è il discorso. Poi bisogna cambiare la delibera, si cambia la delibera, però più di una persona e più di un gruppo politico, io ricordo che parlava di questo contratto decentrato. Contratto decentrato, però bisogna volerlo, bisogna ribadirlo poi ogni volta, non è che poi una volta lo diciamo, poi un'altra volta non esiste più un contratto di servizio decentrato. Vogliamo il contratto, non lo vogliamo centralizzare, questo è centralizzato, non lo vogliamo. Voi avete votato contro e io voto contro anche per questo. Si cambi da lì, fate quello che volete, comunque dobbiamo e vogliamo, e anche lo stesso Principato ha ribadito quando diceva il monitoraggio, il controllo direttamente, i servizi devono essere controllati dal municipio. Ma se si controlla in modo molto tenue e molto delicato, ecco, come avviene oggi, oggi neanche in modo delicato, come voi ho spiegato nell'ordine del giorno, voglio dire, oggi il municipio è assente rispetto al controllo, rispetto alle linee di massima, rispetto alle linee guida, rispetto a quelli che devono essere gli interventi programmati nel territorio, subisce quello che dice l'AMA, dove non c'è neanche, e come abbiamo detto prima, il controllo del servizio, dove c'è un'espressione, una presenza oggi centralizzato del municipio, assolutamente, è l'AMA che controlla l'AMA. Rispetto poi al abbiamo fatto una risoluzione sull'ufficio AMA del municipio. Sì, abbiamo fatto una risoluzione, io l'ho votata senza paura, ma non è che questo significa decentramento vero del servizio dell'AMA, perché che l'AMA centralizzata, e non la vogliamo centralizzata, e lo ribadisco ancora, mette un suo ufficio qui che rimane sempre come indirizzo centralizzato, perché non partecipiamo, non abbiamo il controllo del contratto di servizio. Sì, vabbè, abbiamo un ufficio dove possiamo andare a parlare col dirigente, magari diciamo qualche cosa, ma non è che dobbiamo accontentarsi delle briciole rispetto a questo, perché abbiamo visto che il servizio, e voi oggi l'avete votato contro il discorso del contratto di servizio, perché è un contratto di servizio pessimo che seguiterebbe a dare un servizio pessimo ai cittadini, ma perciò avete fatto un atto di coraggio contro il, chiaramente contro quest'AMA e contro i presidenti che si sono susseguiti, tutti indicati in modo sbagliato, con i dirigenti tutti indicati in modo sbagliato dalla sindaca, con responsabilità forti chiaramente della sindaca e della maggioranza comunale, e noi vogliamo consigliere che finito il cessi, perciò ecco, assolutamente un voto contro anche questo ordine del giorno, che è un ordine del giorno timido, timidissimo rispetto al discorso del decentramento. Ci sono altre dichiarazioni di voto, consigliere Guido? Grazie Presidente, noi ovviamente votiamo a favore, e devo dire che quando si parla di timido a me questa cosa fa molto ridere, perché tutto quello che si è predicato in mesi e in anni, quando poi viene riportato per qualche occlusione politica, non so come definirla, si fanno questi interventi che fanno sinceramente molto ridere. Per quanto riguarda l'atto, io cioè ribadisco ovviamente il nostro voto favorevole. Mi farebbe piacere vedere il PD in capigruppo, perché ultimamente è piuttosto vacante, quindi io non accuserei più di tanto il consigliere Principato su queste cose quando manco il PD viene in capigruppo e sa cosa succede. Presidente, per quanto riguarda però mi scusi, finisco, posso finire? Mi scusi, però lei lo deve dire.
di attenersi alle cose che, cioè, riguardano. Sono le stesse cose che sento di qua e di là. Ma non è vero, perché io rispondo a delle cose. Io non l'ho infatti interrotta quando lei ha ribadito. Invece lo deve interrompere, non può pensare che ogni volta è uno sprologo nei confronti del PD. Lei deve dire cosa devo fare. Su cose che non sono vere, perché le convocazioni delle capigruppo le fa lei. Quindi quando dicono che noi non veniamo e gli ordini del giorno sono chiari, ci sono due. È un'altra cosa. Allora, quando lei ha ribadito a Principato, sono stata zitta, che per me significava non c'è stata una capigruppo. Ma lei sta scherzando, vero? Io non devo dire niente. Ma lei sta scherzando, immagino, è esplicito. Le ho dato ragione, altrimenti avrei detto... Andiamo Vitrotti, avanti, che sta dicendo? Se per me lei sta dicendo una cosa giusta, io non la faccio tacere. Allora, io penso che... Allora Vitrotti, adesso un attimo. Il consigliere Principato, quando intendeva capigruppo, immagino, intendeva la riunione che c'è stata oggi pomeriggio. Mi fa parlare oppure vuole parlare per forza lei? Ha detto che devo parlare, adesso abbia la compiacenza di ascoltare. Allora no, un attimo, adesso per favore tutti in silenzio. Il consigliere Principato ha visibilmente sbagliato il termine, perché la riunione di prima non era una capigruppo, ma era una riunione di sospensione del consiglio tra tutte le opposizioni. Antonio. Benissimo, quando lei ha fatto la precisazione, io non ho ribadito, che significa che la precisazione è giusta, altrimenti mi scusi, avrei detto ha sbagliato. Quindi la precisazione era giusta, non era una capigruppo. Io le ho dato ragione. Allora adesso arriviamo anche a questo. Io penso che Presidente, mi faccio un richiamo, basta che mi fa continuare. Ma infatti è quello che le stavo dicendo, se solo riesce a far parlare due minuti anche la controparte, la consigliera Vitrotti, se un giorno imparerà a fare questo sarà una cosa grandiosa. Allora, consigliera Vitrotti, chiunque qui dentro può dire di tutto, perché poco tempo fa lei ha preso un richiamo perché continuava a parlare nonostante venisse interrotta. Lei deve fare un richiamo al regolamento che le viene concesso, e se qualcuno lei pensa che l'abbia offesa o abbia detto qualcosa che... A fine discussione, da regolamento, lei interviene. Ragazzi, lei interviene, chiunque ha possibilità di intervenire, ma no mentre gli altri parlano. E non mi parli di pertinenza degli interventi, perché se li riguardi tutti gli interventi di oggi, e vediamo la pertinenza dov'era in ogni intervento. Benissimo, vado avanti, consigliere. Grazie, Presidente. Ogni volta la stessa. Tornando al merito della questione, cosa si dice in questo ordine del giorno? Si parla di decentramento, si parla di competenza di decentramento anche per valutare il controllo su quello che fa AMA, cioè su come l'amministrazione agisce su AMA e su come AMA agisce sulle subappaltatrici. Pensiamo a Sarim, che è uno scandalo, pensiamo all'altra compagnia che non mi ricordo come si chiama, che è quella che ha il compito di levare i cassonetti bruciati, per esempio. Per mesi li abbiamo avuti sul territorio, questi cassonetti bruciati, e ancora ci stanno in parte. È questo che stiamo denunciando, è questo che ci abbiamo scritto in questo ordine del giorno, che non si voti questo ordine del giorno. Io sinceramente non capisco la motivazione. Noi andiamo favorevoli, Presidente. Consigliere Ciancio. Grazie, Presidente. Io rimango così. I cittadini che vorranno prendere visione di questo ordine del giorno potranno. Ma i cittadini ci chiedono ben altro, che guardano questo ordine del giorno, non fanno proprio nulla. Quindi io respingo, come l'ho detto già all'inizio, questo ordine del giorno, perché non serve a nulla mascherarsi e giustificarsi rispetto a un malgoverno. Cioè, qua stiamo facendo un'operazione che quando ci fa comodo tiriamo, quando invece no molliamo. Ma insomma, dove vogliamo andare? Io l'ho già detto prima, per me... Per fare le cose giuste ci sono i modi, ma la strada che avete intrapreso è quella di voler assolutamente differenziarvi. Qui non è colpa del municipio, il municipio non ha colpa, tant'è vero che noi facciamo un ordine del giorno per respingere. Assolutamente no.
io voterò contrario a questo ordine del giorno, come ho votato per la, voterò per la delibera in generale. Se qualcosa fa interventi che fanno ridere, interventi che fanno piangere, qualcuno dovrebbe piangere realmente rispetto a quello che sono i cassonetti bruciati e la situazione di degrado che c'è. Cioè, non possiamo pensare, cioè, andiamo a giustificare, dice, le linee guida non funzionavano, quindi la delibera precedente non va bene, adesso facciamo un ordine del giorno, abbiamo sistemato tutto. Oh, ci sono ben altre responsabilità che vengono preuse. Gli assessori che si nominano devono essere gli assessori che sanno guidare i processi. Beh, cambiarne così tanti è diventato uno sport della sindaca. Questa è la situazione. Io ho ribadito che sia il terzo, non voglio scendere nel dettaglio, i 3 minuti che ho li voglio consumare. Come ultima considerazione vorrei, come dire, ribadire a chi si scalda spesso a fare interventi così avvolgenti, non hanno partecipato, ma che cosa dovevo scrivere io rispetto a quest'ordine del giorno? Ditemi che cosa potevo scrivere, se l'avete, se volete che ve la faccio, se l'avete già fatto voi, l'avete scritto. Oppure quando chiedete la collaborazione rispetto a progetti presentati, ma che volete, se siete maggioranza, ogni volta che pongo un problema c'è una dissociazione totale rispetto alle linee che vorremmo attuare. Forse qualche volta, qualche spiraglio, perché poi quando scioglie la neve si vede quello che c'è sotto. Quindi basta rendersi conto sull'operato di quello che è già fatto. Tempo scaduto. Io voto contro e quindi respingo al mittente quest'ordine dei lavori. Grazie. Azione o tutti quanti l'hanno fatta? Benissimo, allora si vota. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli e 7 contrari, nessuno astenuto. Siamo adesso alle dichiarazioni di voto. Non si può parlare consiglio. Se lei vuole parlare, poi magari alla fine, quando il consiglio è chiuso, le lascerò il modo di intervenire. Allora, dichiarazione di voto sull'espressione di parere, che riporta parere contrario. Ci sono dichiarazioni di voto? Penso che tutti più o meno abbiate già espresso il vostro parere, però se qualcuno vuole ribadirlo. Va bene, andiamo allora direttamente. Sì, consigliera Vitrova. Ringrazio il consigliere Giuliano per la reciproca stima. Siamo favorevoli al parere contrario per tutto quello che abbiamo detto, perché siamo entrati nel merito di un contratto che non sta in piedi, perché abbiamo detto che la situazione generale non permette di poter avanzare alcuna proposta sulla gestione dei rifiuti nella nostra città, ma più che preoccuparci di un ordine del giorno che spiega perché questo municipio si è, diciamo, esposto in modo contrario nei confronti della proposta che perviene dalla sindaca, io penso che, e per trovare veramente forse una comunione di intenti almeno sulle procedure da seguire, perché credo che il problema noi ce lo avremo alla scadenza di quel contratto, che non troverà una soluzione, una risoluzione facile, che non troverà un'adeguata discussione nella città, perché come qualcuno ricordava purtroppo neanche il processo istituzionale è stato rispettato. Perché quest'atto andrà direttamente sul tavolo della giunta, quindi sarà una discussione sola, non ci saranno pezzi politici che si potranno confrontare in un'aula, e perché non è vero che noi non ci avevamo messo la faccia
nel rispedire al mittente un contratto di servizi che già a suo tempo avevamo giudicato insufficiente. E lo sa perché, consigliere capogruppo del Movimento 5 Stelle, in quella consigliatura noi non esprimemmo un parere? Perché nonostante il nostro Presidente del Consiglio, con la richiesta di tutte le forze politiche, avesse chiesto un'ulteriore proroga per discutere ed approfondire, ci è stata negata. E siccome noi abbiamo una dignità anche dell'Aula e l'abbiamo fatta rispettare, ci siamo rifiutati di esprimere un parere che ci era pervenuto in 15 giorni, esattamente quello che chiediamo ancora oggi, solo con la differenza che siccome ci è stato negato ci siamo rifiutati di avventurarci. Quindi non è vero che non ci abbiamo messo la faccia, non avevamo avuto il coraggio. Quindi anche nelle narrazioni delle cose bisognerebbe essere un pochino più attenti e rispettosi, almeno dal punto di vista istituzionale, visto che ogni volta mi fate la seduta di psicanalisi qui dentro. Detto questo, sarebbe opportuno veramente mettersi a ragionare su che cosa succederà veramente dopo il 31 maggio del 2019, perché se ci sarà una proroga probabilmente non so quanto si potrà sostenere in città, sto chiudendo, in città le situazioni di emergenza che abbiamo già vissuto, perché non si è aperto un sano confronto all'interno dell'amministrazione capitolina, visto che questo è il risultato e visto la bocciatura che si sta raccogliendo in gran parte dei municipi. La dimostrazione è che non solo c'è un problema con la municipalizzazione, non solo c'è un problema di carattere, c'è un'indagine aperta, non solo c'è un problema di carattere politico, perché ci sarà un motivo se ci sono dei posti vacanti su con l'assessorato con quelle competenze, ma credo che ci sia anche un problema politico di strategia e di pensiero di come si vuole gestire il sistema dei rifiuti nella nostra città, che fa purtroppo una brusca marcia indietro rispetto a quel libro di sogni che invece voi a suo tempo avete stradifeso. Lo ripeto, rifiuti, 200.000 tonnellate di rifiuti che dovevano essere cancellati, e ripeto, le isole ecologiche per ogni municipio e ancora il 70% di differenziata nella nostra città. Ma vi siete chiesti che cosa succederà oltre l'extra gra? Lo sapete che questo municipio per una mezza parte è interessato a una raccolta differenziata e noi non abbiamo neanche potuto vedere quali saranno le possibili strategie oltre l'extra gra? Come si fa, come si è fatto a difendere quei numeri se oggi poi ci rendiamo conto che la neve quando si è sciolta ci sono i disastri? A questa proposta, anzi voterà favorevole al parere contrario. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Allora, nel fare la dichiarazione ribadiamo velocemente, purtroppo, non per quanto ci riguarda ma per quello che ne sarà, la mancanza del passaggio istituzionale comunale. Lo ricordo perché l'Assemblea capitolina è fondamentale, il percorso politico amministrativo è fondamentale e spero che ci possa essere utile, visto che andremo, insomma, che come si dice, tutto rimandato a tra poco, no? Dopo il consiglio per gli acquisti, quindi a qualche giorno, e questo ci possa far stare, insomma, ci possa essere utile e pronti a dover comunque rimettere in campo una nostra posizione. Quindi sarà talmente veloce questo passaggio e quindi questo ordine del giorno verrà talmente metabolizzato velocemente che dovremo rimetterci mano. E forse questo consiglio non è, come si dice, stato inutile. Sicuramente questo consiglio è propedeutico, quindi potremmo probabilmente essere più pronti nel capire, certo dovremmo sapere però che cosa vorrà fare il sindaco di Roma e la sua giunta. È normale che dovremmo sapere questo, cioè quale volontà politica ci sarà in merito a questo argomento. Non posso pensare che possa essere utilizzato il referendum come per ATAC, no? Se pubblico o privato. Non c'è forse tempo per farlo.
Però dobbiamo capire se questa amministrazione comunale voglia intervenire con forza. Ora noi siamo pronti, questo consiglio è pronto nell'intervenire, quindi appena ci daranno l'occasione io penso che dobbiamo rimetterci al lavoro. Quindi partendo da questa posizione e cercando di non perderci nei rivoli tecnici, ma di essere politicamente forti al di là per difendere il nostro territorio, perché noi dobbiamo difendere il nostro territorio. Il nostro territorio è una città, per cui va difesa, va difeso il nostro spazio. E quindi io penso che poi, certo, politicamente bisogna capire quello che sarà, diciamo, in Campidoglio, quale sarà la scelta, se sporcarsi le mani oppure aspettare le evenienze. Quindi per questo dico che Fratelli d'Italia ha ben chiaro quale possa essere il supporto che può dare, visto che è in opposizione sia qui che in Campidoglio, ma lo vuole dare convintamente, cercando però, cerchiamo noi di capire, e dateci anche voi una mano per capire quello che possa essere l'indicazione comunale, perché al di là che gestisce una maggioranza di 5 Stelle, la monnezza di tutti, quindi ragioniamola al di là del schieramento politico, perché probabilmente potremmo fare qualcosa di buono per la città. Fratelli d'Italia è favorevole al parere contrario. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti. Sì, anch'io praticamente sono favorevole al parere contrario, già l'ho detto precedentemente, lo ribadisco, i cittadini di Roma, i cittadini del nostro municipio, i comitati di quartiere del nostro municipio hanno condannato, io ricordo anche facendo parte dell'osservatorio, il servizio deficitario che fornisce l'AMA alla nostra città, al nostro municipio. Oggi 5 Stelle ha votato contro questa proposta di contratto, perciò voglio dire, rispetto a questo noi oggi vediamo addirittura un arretramento dei servizi forniti da AMA, come ad esempio la spazzatura meccanizzata, che viene ridotta addirittura del 60%, servizi erano già fortemente deficitari, servizi dell'AMA, oggi andiamo verso una riduzione rispetto allo spazzamento meccanizzato. Poi è inutile che ripeto nuovamente il controllo del servizio, che voglio dire viene fornito e ribadito dall'AMA e dalla città e da Roma Capitale senza alcun decentramento, contratti di servizio, vabbè, comunque la condanna non è soltanto di questo municipio rispetto all'AMA, la condanna viene da tutti i cittadini del nostro territorio, la condanna viene da tutti i comitati di quartiere che tutti quanti denunciano la gravità della situazione in termini di pulizia di Roma. Altre dichiarazioni? No? Allora andiamo in votazione. Ah, consigliere Ciancio. Ah, grazie. Solo per affermare questo voto di parere contrario a questa delibera, quindi che dire, ho già detto tutto. Ribadisco che non si può fare maggioranza e opposizione, non si può pretendere di essere tutto allo stesso tempo, questo col tempo, ma forse già si pagherà questo aspetto che vuole segnalare questo municipio, che tira da una parte e molla dall'altra. La situazione è molto chiara, le responsabilità di un malgoverno su questo aspetto viene non solo dal contratto in essere, ma viene da un'applicazione carente dell'amministrazione che si riversa poi su tutto quello che è l'apparato generale del governo centrale. Dico governo centrale perché ci avete provato in tutti i modi
a dire, a fare, ai cittadini, a dimostrare a volte con delle proposte scellerate che si poteva risolvere il problema della raccolta differenziata, dei cassonetti, l'acquisto di cassonetti alquanto, diciamo, che provenivano da altri municipi, fatti passare come nuovi acquisti, una situazione che non è andata bene. Come ho già detto, quando scioglierà la neve si vedrà, ma già si è visto, i cittadini hanno visto quello che siete capaci di fare, e non è che può giustificare il tutto con un voto contrario. Non si può bocciare il contratto di servizio, dice io l'ho bocciato, sono giustificato, non va bene, io ribadisco il voto contrario, dovete stare tranquilli, perché se qualche volta parlo per ultimo vi fa pure bene, ribadisco il voto contrario, favorevole al parere contrario, mi scuso, ma non è possibile che si possa dire tutto e il contrario di tutto in ogni aspetto, in ogni discussione che abbiamo fatto in questo municipio. Grazie. Volete esprimere il voto oppure possiamo andare a voto? Ok. Ah, esprimete il voto, ok. Grazie Presidente, io semplicemente, perché fra tutte le cose che sono state dette è una cosa proprio non posso non ribattere, i cassonetti che sono stati acquistati da Roma Capitale sono stati acquistati nuovi, poi la destinazione è stata, grazie a una lotta fatta anche dalla Presidenza, dalla Commissione Ambiente e dalla Presidente del Municipio, sono stati portati in questo municipio, anzi nella parte ex decimo che aveva cassonetti dei 15 e 20 anni in questo territorio, quindi non ci mettiamo a dire che sono stati spacciati per nuovi cassonetti di altri municipi, perché non è vero, cioè ci fa brutta figura chi lo afferma, ecco, più che altro a tutela vostra, perché è una castroneria. Noi esprimiamo... Facciamo intervenire? Probabilmente è per quello, perché non, qualcuno avrà detto che sono usati e magari qualcuno ci crede e non gli è andato bene. Dicevamo che noi ci esprimiamo ovviamente favorevolmente nei confronti del parere contrario. Grazie. Votazione favorevoli. Contrari. Certo. Tutti? Bene. Unanimità. Sì, il Consiglio approva il parere contrario all'unanimità. All'unanimità non so quanti siamo, siamo 20 credo. 20.